non volesse rimanere in piedi, molto volentieri, eh? Bene. Questa sera siamo anche in diretta streaming, quindi dobbiamo anche attendere il via della sigla e approfitto subito per ringraziare la nostra rete Obiettivo News che questa sera divulgherà la nostra serata, quindi grazie a loro e a tutti gli organi di informazione che sono qui presenti in prima fila e che tanto fanno per la nostra comunità, per comunque pubblicizzare la vita rivarolese. Buonasera a tutti, benvenuti, grazie per questa presenza veramente numerosa, straordinaria. È un colpo d'occhio eccezionale, vi assicuro, visto da questa parte, da questo lato, che davvero ci riempie il cuore e che ci fa capire che questa grande partecipazione è il sostegno della gente, il sostegno dei rivarolesi a quello che sta diventando ed è già il nostro grande progetto di una città nuova, di una Rivarolo sostenibile. Questo progetto è partito anni fa, è stato un percorso molto lungo. Il nostro gruppo consiliare ha avuto modo di lavorare per 5 anni, insieme naturalmente ad altri colleghi in consiglio comunale. Si è fatta un'esperienza davvero formativa, davvero proficua. E il mio gruppo, il gruppo che ho avuto l'onore di rappresentare in consiglio comunale, è veramente cresciuto in questi anni, mi ha accompagnata e io veramente lo ringrazio del lavoro che abbiamo fatto insieme, delle tante serate passate e dedicate alla nostra città. C'era stata un'evoluzione subito dopo il 2014 nella precedente tornata amministrativa, per cui il nostro gruppo consiliare ha dato vita ad un'associazione culturale che porta lo stesso nome, l'Associazione di Rivarolo Sostenibile, con Vittone, che ancora per questa tornata amministrativa mi ha portata di nuovo alla candidatura a sindaco. E questo gruppo di lavoro ha potuto vedere tutte le tematiche della città, abbiamo analizzato le carenze, abbiamo visto le criticità, abbiamo fatto delle proposte, l'attività consiliare è stata davvero molto molto consistente e vi invito magari dopo questa serata a andare anche sul nostro sito rivarolosostenibile.it dove potrete vedere tutta l'attività consigliare fatta in questi anni. Devo ringraziare per essere arrivati di nuovo nel 2019 a poter presentare il nostro progetto di Rivarolo, tutte le persone che hanno lavorato al mio fianco, in particolare il presidente dell'associazione Paolo Bettarello, che deve essere qui in sala. Eccolo. E Deborah Fuoco, che è la nostra segretaria, che è di qui, da qualche parte, Deborah. E con altri amici del gruppo Rivarolo Sostenibile proseguiamo il percorso, quindi li ritroverete più tardi. Che dire, è stato un lavoro la preparazione di questa squadra, di questa lista, molto lungo, partito molti mesi fa, che ci ha però consentito, di fare, un'analisi, di quelle che potevano essere, di quelli che possono essere i settori, più importanti da seguire, per quanto riguarda l'amministrazione comunale. E così abbiamo, cercato le persone che avessero le competenze. La vedrete, è un gruppo di lavoro straordinario, pieno di professionalità, con persone che sono, presenti sul territorio, che vivono la nostra città tutti i giorni, la vivono, con la loro rivarolesità, ma soprattutto la vivono stando in mezzo alla gente, conoscono i problemi.
E questo noi riteniamo che possa essere un grande valore, perché il saper stare in mezzo alla gente significa prima di tutto saper ascoltare le persone. E noi in questi giorni di campagna elettorale, che ormai è partita già da tempo, abbiamo avuto il piacere di incontrare tanti cittadini, di incontrare le associazioni, le categorie lavorative e di avere uno scambio davvero importante, ricco di suggerimenti, e questo scambio, questo confronto con i nostri cittadini è alla base del programma elettorale che noi stiamo sviluppando. Quindi partiamo proprio dalle esigenze della cittadinanza, dai problemi che sono stati segnalati, per fare un programma puntuale, mirato sulle problematiche e soprattutto un programma realizzabile, un programma sostenibile dal punto di vista economico. E un programma che ci dovrà portare ad avere una città di nuovo capofila all'interno del territorio canavesano, come è sempre stata, e ha bisogno Rivarolo di tornare ad essere il centro del Canavese, di poter trainare un po' anche l'economia dell'intero territorio. Quindi, dicevo, io sono veramente felice, soddisfatta della squadra di lavoro che mi affiancherà, e credo che potremo, sicuramente saremo in grado di sostenere la nuova amministrazione, perché noi ci crediamo moltissimo, abbiamo una passione che ci spinge da molto tempo e soprattutto questa passione è stata condivisa con tutti loro. Noi vogliamo innanzitutto continuare a fare tesoro dell'esperienza che abbiamo maturato in questi anni. Pensiamo di aver conosciuto molto bene la macchina amministrativa dall'interno, quindi sapremo anche diciamo risolvere le varie criticità della macchina organizzativa, che è molto importante questo fattore, l'elemento di collante tra l'amministrazione, quindi la parte di indirizzo politico e la parte che deve eseguire, quindi la parte di funzionariato. Ecco, questo rapporto diretto è un rapporto che noi vorremmo curare molto bene, perché i risultati devono essere conseguiti insieme, sinergicamente. Ecco, io procederei a questo punto a chiamare i candidati, a presentarveli uno per uno. La squadra sarà composta di 16 elementi. Abbiamo una bella rappresentanza di uomini e donne, di persone che rappresentano tutti i settori della società civile, che quindi sono in grado di soddisfare le esigenze che vengono dal territorio. Sono rappresentate tutte le fasce di età, e questo ci ha consentito uno scambio veramente produttivo, proficuo, perché gli uni con più esperienza dovuta al maggior numero di anni di vita, giustamente hanno messo a disposizione la loro esperienza per i più giovani, che invece ci portano una competenza, una capacità anche dal punto di vista digitale, delle nuove tecnologie e di una mentalità molto imprenditoriale, che crediamo possa dare veramente una spinta alla città di Rivarolo. Per far sì che i candidati siano un po' più vicini a voi, ci è venuta un'idea, e l'idea è quella di farvi capire che ognuno di loro, prima di essere il candidato di Rivarolo Sostenibile, è stato qualcun altro, è stato anche un bambino. E quindi abbiamo pensato di presentarveli come erano da bambini. Le luci. E li pregherei di venire qui al mio fianco, così la squadra si comporrà elemento per elemento come un puzzle, tutte le tesserine andranno al loro posto. Allora, qui vedete in questa foto un bambino, che sembra un bambino molto così serio, si sta concentrando e sta progettando il futuro, perché a lui piace progettare e costruire il futuro, piace progettare e costruire per il bene della comunità. E vediamo chi è Arturo Andreol.
per favore, la luce. Allora, Arturo Andreol, lo presentiamo, è architetto, un architetto, dice lui, alla vecchia maniera, pianificatore, urbanista e paesaggista. Una competenza importante che noi abbiamo voluto al nostro interno per poter affrontare bene le tematiche legate al piano regolatore della città, all'urbanistica e all'organizzazione del nostro territorio. Arturo. Grazie Marina, buonasera a tutti gli intervenuti, a me l'onore di aprire le presentazioni. Allora, io mi chiamo Arturo Andreol, ho quasi 50 anni, da 44 vivo a Rivarolo, dove mi sono trasferito nel 75 con i miei genitori, provengo da Chieri. Qui ho fatto le scuole, dalle elementari, mi si vede imbronciato alle vecchie scuole elementari, primo giorno, ingresso da Via Roma, fino al liceo, e poi ho fatto architettura. Sono un architetto. La mia professione si è svolta soprattutto in ambito pubblico, ma ho fatto anche libero professionista. Oggi sono responsabile di un ufficio tecnico comunale, mi occupo di lavori pubblici, manutenzioni, ma anche di edilizia ed urbanistica. Il mio settore preferito però sono i lavori pubblici, perché mi piace la programmazione, la progettazione, la realizzazione degli obiettivi in sinergia con l'amministrazione. Ho conosciuto Marina pochi mesi or sono, poi lei mi ha chiamato. Ho conosciuto il suo passato, ho potuto apprezzare una persona con una grossa esperienza amministrativa, ma anche nel mondo dell'associazionismo, le sue caratteristiche di caparbietà, onestà e correttezza che mi hanno coinvolto. Posso dire che ha una grande dote per fare l'amministratore, che è quella della capacità di analisi, perché analizzare vuol dire trovare anche le soluzioni. Poi lei mi ha introdotto nel suo gruppo. Il gruppo è fatto tutto di persone molto, secondo me, capaci, con grossa esperienza, ma soprattutto con una caratteristica umana molto forte, che è quella che mi ha colpito e mi ha convinto di fare parte del gruppo. Per gruppo non intendo solo i candidati che vedrete, ma anche tutte le altre persone, supporter, chi ha svolto anche funzioni più tecniche come l'ufficio stampa, chi si occupa della campagna e via dicendo. Sono tutti importanti allo stesso modo, secondo me. Io cosa posso fare per questo gruppo? Penso di poter portare la mia esperienza ventennale in ambito pubblico. Penso di aver mai acquisito una capacità di lavorare in team e, come dire, tenendo conto delle due parti della macchina amministrativa, che sono quella appunto dell'amministrazione, ma anche quella dei funzionari e dei dipendenti. E questa è secondo me la seconda possibilità che ho, quella di aiutare a unire le due parti, perché poi ci troviamo tutti ogni 5 anni a votare pensando che l'amministrazione sia totalmente avulsa da quella che invece è la macchina pratica. Secondo me le cose funzionano solo se le due parti lavorano in sinergia, con gli stessi obiettivi, se i dipendenti sono stimolati e sono invogliati a perseguire obiettivi interessanti per il territorio, perché anche i dipendenti poi molto spesso sono cittadini di questo territorio e vogliono vederlo migliorare. Io direi che non vi tedio oltre. Tra le qualità di Marina non ne ho detta una, che è la più evidente, è una donna. Io penso che sarebbe un bel regalo per la città avere un sindaco donna. Grazie. Vediamo il prossimo. Il prossimo è un bel bambino ricciolino, lì aveva effettivamente tanti capelli, oggi un po' meno. Di lui si dice che fare impresa è la mia sfida di tutti i giorni, perché è una persona che fa impresa, che lavora nel campo dei servizi e che sicuramente ha una rivarolesità spiccata. È una persona che sta molto in mezzo alla gente, che ama la sua famiglia, ha radici qui sul territorio, investe qui sul territorio e quindi è molto stimolato a fare bene per la nostra città. Alessandro Anedda. Può accendere le luci per favore?
Allora, grazie a tutti, per me è veramente un onore stare qui. Mi ritrovo in questa situazione perché molto spesso sono a spasso per il ruolo, non per giocare ma per lavoro, e quindi questo mi permette tantissimo di parlare con la gente. Ho 42 anni, sono senza capelli, sì è vero, però ho tanta voglia di fare. Ho avuto la fortuna di conoscere Marina, questo perché? Perché fortuna? Perché, come dicevo, ho tanta voglia di fare, ma penso che per poter intraprendere questo percorso la voglia di fare non basta. Sono 8 mesi che con Marina ci incontriamo 3 volte alla settimana circa, e questo ha dato a noi la formazione, a me ha dato la formazione che mi mancava per poter capire se questo poteva essere un progetto adatto per me. Ovvio, Marina è donna e quindi vince a prescindere, nel senso che per me le donne sono al primo posto. E, oltre a questo, che dire, coerente, professionale, pulita, ha dei valori, e queste sono le caratteristiche di tutte le persone che gravitano attorno a me. E non ho bisogno di altro, nel senso mi manca la vostra fiducia incondizionata. Ho delle attività su Rivarolo mi ha dato tanto e io devo tanto a Rivarolo, mi sento in debito nei confronti di Rivarolo, perché se ho fatto qualcosina nel mio piccolo è grazie al fatto che io vivo a Rivarolo e investo solo esclusivamente su Rivarolo. Questo lo sottolineo perché per me è fondamentale, per me è fondamentale crescere e vivere in questa città. I miei figli sono sicuro che vivranno a Rivarolo, e quindi penso che tutti quelli che sono i vostri desideri in questo momento, quelli che sono i vostri interessi in questo momento, sono esclusivamente i miei, identici. Per cui vi chiedo ancora una volta la vostra fiducia incondizionata. Io sono qui per fare bene e sono sicuro di potercela fare, perché ho al mio fianco una squadra veramente di attori protagonisti che vi faranno vivere un bel film. Io non ho nient'altro da aggiungere, ringrazio ancora tutti voi e ripeto, per me è stato un onore questa sera avere il microfono in mano e parlare con tutte le persone che ogni giorno mi vedono nelle strade di Rivarolo. Grazie, grazie mille. Ed ecco la prima rappresentante femminile, e di lei si dice, lei dice di amare il fatto di poter stare in mezzo alla gente della sua città, ma infatti la troviamo sempre in mezzo alle nostre persone, ai nostri rivarolesi a fare relazione. E di lei, adesso quando la presenterò, vorrò ancora dire qualcosa prima di darle la parola. Francesca Bevacqua. Buonasera a tutti, mi sono seduta vicino perché ho i tacchi questa sera. Allora, Francesca ha avuto un percorso nell'attuale amministrazione comunale di Rivarolo, e quindi anche lei è una persona che ha potuto maturare un'esperienza e ha deciso per questa tornata amministrativa di proseguire la sua esperienza, ma in un modo diverso, con una persona e una squadra diversa. Lei ha avuto il coraggio di cambiare e quindi non poteva non fare squadra, non far parte di questa squadra che ha per motto il coraggio di cambiare. Marina mi ha rubato la battuta, perché nel caso in cui i giornalisti mi avessero chiesto perché sono passata da questa parte, la mia risposta sarebbe stata semplicemente perché nella vita bisogna avere il coraggio di cambiare. Punto. Comunque, allora, io mi chiamo Francesca Bevacqua, o più semplicemente Bev. E sì, amo stare in mezzo alla gente, infatti sono sempre in giro, che ci sia la pioggia, che ci sia il sole, che ci siano le elezioni, e soprattutto quando non ci sono le elezioni voi mi trovate sempre in giro in mezzo alla gente. Cos'è per me Rivarolo? Per me Rivarolo è un vestito che un sarto mi ha cucito perfettamente addosso, e sicuramente può essere migliorato e deve essere migliorato per essere improntato al futuro, però non deve essere deformato, perché signori, Rivarolo non è New York, quindi avere Central Park in centro a Rivarolo al posto delle vecchie scuole elementari non servirebbe assolutamente a nulla. Ho fatto questa esperienza
in questa amministrazione, dove ho potuto ammirare la dedizione e il lavoro serio e onesto di una persona che ha saputo da sola tenere a bada la maggioranza, le minoranze. È stato un vero e proprio rullo compressore. Volevo usare un altro termine, ma non mi è stato consentito. E sono stata io a propormi a Marina per aiutarla in questa sua candidatura. E poi, come succede in questi casi, mi sono trovata con un gruppo fantastico attorno e ho deciso di mettermi in gioco, perché per me è come se fosse la prima volta, non essendomi stato concesso prima la possibilità. Ho un lavoro che mi tiene sempre la mente allenata, quindi sviluppo tantissime idee, tante le ho potute esprimere, nessuna l'ho potuta mettere in atto, tante altre mi frullano in testa e so che con l'aiuto di tutti voi, perché solo con l'aiuto di tutti voi, potremo metterle in pratica, realizzarle per il bene della nostra città. Grazie. Brava Francesca. Intanto ne approfitto anche per ringraziare, se puoi lasciare un attimo le luci accese, ne approfitto un attimo per ringraziare della presenza, della vicinanza e dello scambio proficuo, onesto, trasparente che c'è stato con altri due colleghi del Consiglio Comunale che questa sera sono qui presenti e che voglio assolutamente salutare. E sono Alessandro Chiapetto e Domenico Rosbo. Con loro abbiamo avuto molti scambi di idee, devo dire ci sono state tante occasioni in cui ci siamo sentiti molto vicini, anche se da parti opposte, Domenico dai banchi della maggioranza e invece Alessandro con me nei banchi della minoranza, è stata una bellissima esperienza. Alessandro non prosegue a livello locale, però è attualmente comunque anche nella rappresentante della città metropolitana di Torino e Domenico invece avrà una nuova esperienza, vero Domenico, a livello regionale, perché si proporrà alla campagna elettorale per le regionali. E grazie per la vostra presenza qui stasera. Grazie. Passiamo al prossimo bambino. E lo vediamo qui con questa faccia sorridente che mantiene ancora oggi, perché il suo sorriso è proprio la cifra, e lo vediamo impegnato in una specie di trattorino, no? Perché si vede che già da piccolo aveva questa passione. Ama la sua terra, ama la terra in cui è nato e il verde delle mie frazioni, e si tratta di Marco Coa. Buonasera a tutti anche da parte mia, sono Marco Coa, ho 31 anni e nella vita faccio l'agente immobiliare. Come dice Marina, amo la mia terra perché sono nato, cresciuto e oggi vivo ad Argentera e mi definisco un po' un argenterese doc perché sono da tre generazioni che la mia famiglia vive ad Argentera. E anche un po' grazie al mio trascorso, perché ho gestito un'azienda agricola, vivo in una frazione a vocazione principalmente rurale e in mezzo all'ambiente, ho a cuore quelle che sono le tematiche, diciamo così, dell'ambiente e dell'agricoltura, quindi tutto quello che ruota intorno a questi mondi. E, per Rivarolo il mio impegno sarà, oltre quello che ridare la vitalità che Rivarolo merita, sarà riportare al centro dell'attenzione quelle che sono le esigenze delle frazioni, fare una manutenzione adeguata, tenerle soprattutto pulite, questo perché negli ultimi anni sono state messe sempre in secondo piano rispetto a tante altre problematiche che sono sorte. E ho scelto di candidarmi con Marina, sono tanti anni che la conosco, ma la conoscenza si limitava sempre a un ciao, solo perché anche lei è di Argentera. Poi da qualche mese ci siamo conosciuti in maniera un po' più approfondita e lì è scattata la scintilla, e anche grazie al gruppo di lavoro che si è formato, ai progetti,
alle competenze che Marina in questi anni ha dimostrato e ai progetti che ci sono, ho deciso anch'io di sposare il suo progetto, che adesso è il nostro progetto. Grazie. Bravo Marco. La prossima è una rappresentante femminile, una bella bambina dai capelli rossi. E le piace lavorare per una comunità solidale, perché lei è molto impegnata nel sociale e nell'educazione delle nuove generazioni, dei ragazzi, e si tratta di Pamela Crescenzo. Buonasera, grazie a tutti. E sono molto orgogliosa di essere qua. Marina la conosco da 15 anni e abito a Rivarolo solo da 5, però ovunque abbia vissuto mi sono sempre interessata della vita intorno a me, del paese, del benestare delle persone che mi stanno vicino, dalle più vicine a comunque al mio paese, alla mia nazione, non riesco a fregarmene. E quindi lei è la persona giusta, perché mi ha semplicemente invitato alle sue serate, ma è valsa la pena. Ho imparato tantissimo della storia di Rivarolo e mi piace il gruppo, mi è piaciuto sentirmi al posto giusto, perché sono brava gente, brave persone che hanno a cuore il bene del paese, del futuro, delle future generazioni. Ho sentito spesso parlare appunto dei bambini, del bene, dei propri figli, avere a cuore proprio il bene del paese, gli spazi giusti, quello che manca, e l'intenzione reale, la verità. È stato bello, non è politica, è una cosa che va al di là di tante cose, dei partiti, di tante cose che ci stufano, penso abbiano stufato tutti. E invece con Marina e con questo gruppo sento proprio la speranza. E sono stata anch'io in Proloco e sono sempre stata fiera di conoscerla da quando era presidente della Proloco. So che abbiamo in comune questo, il sociale, e quindi mi sento al posto giusto e non posso che dirti grazie. Pamela, aggiungiamo di te che sei molto impegnata nel sociale, nei progetti per l'inclusione dei bambini, la coesione. Da tantissimi anni, tanti, ne ho 44 e sin dalle superiori mi sono sempre occupata dell'inclusione dei disagiati, dei più deboli. Dove c'è bisogno di aiuto, io ci sono. Chi mi conosce lo sa, che sia una Onlus, che sia un'associazione, che sia il CIDIS di Torino, che sia il CIS38, mi conoscono, quindi io ci sono. Ti sei rapportata con tanti enti pubblici, vero, con i tanti progetti che hai seguito. Brava Pamela, una competenza importante. Ecco, qui un'altra rappresentante femminile del nostro gruppo di Rivarolo Sostenibile. Qui la vediamo con questo grembiulino, quindi sicuramente in età scolastica. L'impegno nel volontariato è la mia vera passione, perché la persona che vi presentiamo adesso è veramente una passionaria, come si dice, una ragazza che è un vulcano di idee, un vulcano di attività. Ve la presento, si chiama Francesca D'Agnese. Buonasera a tutti, mi fa molto piacere vedere tra di voi tante facce conosciute, questo mi rassicura anche. Quindi oltre a Marina, vicino ho anche tutti voi. Beh, io sono Francesca, ho 42 anni, sono nata a Torino, sono mamma di tre ragazzi, ormai cresciuti purtroppo, di un marito, son moglie, e questo marito però è lontano, uno solo, lavora. Uno, vero? Solo uno, solo mi basta. Allora, di questo marito sono lontano, nel senso che mio marito gestisce un'impresa
all'estero, in Cina, per cui sono sola anche a gestire la mia famiglia, ma non perdo assolutamente l'energia, nel senso che nel mio lavoro io insegno, sono maestra e ne vado fiera perché i miei bambini sono la mia anima, sono la mia energia e questa mia energia l'ho sempre convogliata nel bene, cercando di far venire fuori quella grande forza che tutti noi insieme abbiamo. Non credo nel solo, credo nell'unità. E quindi sono assolutamente consapevole del fatto che se noi tutti insieme abbiamo voglia di cambiare, riusciremo a farlo. Quindi sono felicemente qui e onorata di essere qui, perché quando Marina mi ha chiamato, innanzitutto ero spaventata, perché quando ti bussa qualcuno di inaspettato, un po' di paura ti viene. Però successivamente ho pensato, perché no? Perché non farlo? Mettersi in gioco per me è naturale. Voglio farlo per i bambini, sostanzialmente per quello che sono le generazioni future, per quello che c'è oltre a noi, dopo di noi, che secondo me non è da sottovalutare e non è da dimenticare. Quindi l'incontro con Marina, che è maestra come me, sicuramente mi avvicina anche in un ideale che spero diventi anche il vostro. Grazie a tutti. E Francesca, sei... Lei non l'ha detto, ma è una organizzatrice di eventi fantastica, perché nella frazione Pasquaro, dove lei lavora, fa una grande e importante attività di animazione, collabori, vero, con gli enti, sì, di volontariato, con la parrocchia, sei anche catechista. Dove c'è qualcosa da fare ci sono. Esatto, lei è una persona veramente molto attiva, in frazione Pasquaro soprattutto, ma anche in Rivarolo città, perché tanti progetti hai condotto in collaborazione con gli enti scolastici, certo, e con la rete territoriale. Certamente. Quindi una tua esperienza da questo punto di vista, la conoscenza anche della frazione, di quello, certo, che quello che si... Sant'Anna, le esigenze sono differenti l'uno con l'altro. Abbiamo parlato ovviamente di commercio, perché oggi in questo momento ho un negozio, mia moglie ne ha un altro, ma un discorso a sé, e quindi abbiamo parlato di commercio e tutto quello che non è stato fatto. Quindi apro e chiudo subito la parentesi per non entrare nel merito, perché comunque sia, fare non è semplice e non fare è sempre più limitivo. Abbiamo parlato da ex insegnanti un po' delle scuole, quello che si vorrebbe fare, quello che sarebbe bello fare. Non svalutare e radere al suolo, ma bensì rivalutare quello che sono ad oggi delle nuove strutture, non nuove ma comunque sia funzionali, per poter mettere al servizio dei cittadini, genitori e via discorrendo, delle nuove possibilità. Quindi togliere e portare all'interno delle vecchie scuole elementari l'asilo nido, ad esempio, oppure adibire delle palestre per eventi, scusate, mi sto incespicando. Tranquillo Simone. Non sono abituato questi a parlare in pubblico, lavoro col commercio, ma questi non sono sì, progetti di cui parliamo anche dopo più approfonditamente. Per adibire ad attività extracurricolari. Comunque sia, quello che ci ha preso l'uno con l'altro è l'idea di riqualificare un po' Rivarolo dal punto di vista del commercio, dal punto di vista delle istituzioni, e dare una nuova possibilità, una nuova crescita alla cittadina in sé, perché nell'ultimo periodo, e non solo, è stata proprio lasciata abbandonata a se stessa. Quindi Rivarolo è un grande polo, un polo attrattivo, tutti i paesi limitrofi viaggiano intorno in funzione di Rivarolo, e Rivarolo deve essere un po' un diamante, deve splendere, perché se questo va a morire, di conseguenza tutto quanto che gli gira intorno cade ancora prima di Rivarolo.
quindi dal commercio alle frazioni, alle strutture, alle palestre, a quello che può essere qualsiasi cosa, deve tornare a risplendere. Grazie, con te, con noi. Ovviamente, dico solo una cosa, non abbiamo dei progetti irraggiungibili, no, abbiamo dei progetti chiari, schietti, concisi, il titolo lo dice assolutamente, e quindi realizzabili, senza dover promettere la luna nelle stelle come può essere già stato fatto in passato. Vediamo. Ah, qui c'è un'immagine bellissima. È una bambina bella, bella piena, bella rigogliosa, con uno sguardo furbetto, perché già diciamo in quell'epoca era una ragazza in erba con un carattere e una forza d'animo eccezionali. Dice: il futuro della scuola è un tema sul quale non ho intenzione di arrendermi, perché lei si è battuta molto per il futuro delle scuole rivarolesi e ha fatto parte di una grande battaglia, quella che è stata combattuta e purtroppo persa, ma non si può mai dire, le battaglie tornano sempre. Quella di Villa Vallero si era battuta all'epoca con una raccolta firme di oltre 2000 firme, e si tratta di Laura Gandolfo. Che è anche un esponente storico di Rivarolo Sostenibile, che era già al mio fianco nella precedente tornata amministrativa. Laura ha seguito con noi tutte le tematiche amministrative e le grandi questioni della nostra città, e porta con sé l'esperienza di 5 anni e ci porta la sua professionalità e la sua capacità di risoluzione dei problemi. Laura. Praticamente ha detto tutto lei, ecco. Buonasera a tutti, sono Laura Gandolfo, ho 48 anni, vivo a Rivarolo da sempre, sono rivarolese da 48 anni, sono un'insegnante di scuola dell'infanzia, sposata con 3 figli, ormai grandicelli, tutti e 3 frequentanti le scuole di Rivarolo attualmente. Ci tengo a precisarlo perché appunto è proprio per una battaglia su una scuola materna fatta anni fa che mi sono avvicinata un po' di più a quella che era la mia città e al comune di Rivarolo. Da allora ho cominciato a stare un po' più attenta, proprio per tutto quello che era capitato. Ho cominciato a capire quello che accadeva dentro alla stanza dei bottoni e a rendermi conto che qualsiasi decisione presa da chi è là dentro si ripercuote sul cittadino, su tutti noi. Già allora Marina Vittone era insieme a noi per quella battaglia, per una battaglia che ritenevamo giusta, che ha ritenuto giusta anche lei. Da allora abbiamo continuato a collaborare insieme. 5 anni fa ho avuto l'onore di far parte della sua squadra. Purtroppo non è andata come speravamo, ma 5 anni sono serviti, sono stati un bel percorso. Ho scoperto una Marina molto battagliera, più di quanto già non conoscessi 5 anni fa. Una Marina che è cresciuta nell'opposizione, è cresciuta in competenze, è cresciuta in preparazione, ha studiato molto. Ogni suo intervento era un intervento mirato, calibrato, preciso, sempre studiato e sempre pronta. È per questo che sono ben contenta di sostenerla a questo giro. Grazie a tutti. Grazie Laura. Grazie. Una grande battaglia collegata non solo ai nostri servizi di scuola dell'infanzia, ma anche collegata al patrimonio architettonico della nostra città, perché Villa Vallero fa parte del patrimonio architettonico, è un edificio storico che merita di essere rivalutato, di essere manutenuto e merita soprattutto uno studio per riportare delle attività veramente utili per la nostra città. Io devo dire che è stato sconvolgente comunque in questi anni scoprire
da un'analisi fatta a livello così, di delibere che si sono succedute negli anni e nel tempo, dal 2006 ad oggi, scoprire che le sezioni di scuola materna che sono state diciamo esportate da quell'edificio ci sono costate alla comunità in termini di affitti, di ristrutturazione di locali che sono diciamo proprietà privata, oltre 650.000 euro. Quindi ecco, io credo che queste siano le cose che vanno combattute, gli sprechi che vanno combattuti. La nostra intenzione è quella di invertire questa tendenza e cercare una soluzione, perché Rivarolo non può permettersi di pagare questi soldi, di spendere questi soldi in affitti quando ha a disposizione degli immobili, degli stabili che sono lasciati pressoché vuoti e pressoché alla decadenza e all'incuria. Quindi una delle questioni, quella battaglia è stata diciamo il prodromo di ciò che succederà se la nostra amministrazione avrà, cioè se la nostra lista avrà l'onore di essere eletta e diventerà amministrazione della città. Quella questione sarà una delle prime su cui noi intendiamo mettere le mani. Quindi non è finita, quella battaglia non è andata persa, avrà un seguito con noi. Grazie. Le luci. Abbiamo la nostra regia in sala. Oh, che bella bambina! E qui una bella bambina paffuta, riccia, con i capelli rossi, lì non si vede perché la foto è stata riprodotta in bianco e nero, ma ha ancora oggi i capelli rossi, è uguale ai suoi figli, è una persona di una grande professionalità, una persona che porterà al nostro interno una grande esperienza lavorativa, una visione importante per la città di Rivarolo, ama progettare il futuro un mattoncino alla volta, e questa frase la rappresenta bene perché stiamo parlando dell'ingegnere Elena Leone. Wow, che emozione essere qui. Sono Elena Leone, ho 39 anni, sono ingegnere, libero professionista, vivo Rivarolo da sempre, nata e cresciuta qui, da generazioni rivarolese. Sono sposata, ho due figli di 3 e 6 anni. Cos'altro dire? Dopo queste belle parole di Marina è un onore essere qua al suo fianco, perché effettivamente, a parte il lato professionale, che comunque adesso vi dirò qualcosa in più, è stata una bellissima conoscenza quella di conoscere meglio questa collega, perché la chiamo così, donna caparbia, tenace, determinata, che mi ha convinto fino all'ultimo a essere qua al suo fianco oggi. È un vedete percorso... come ci stiamo cercando con gli occhi, questa è l'intesa femminile ed è un'intesa molto produttiva e questa la dice lunga, L'importanza del bene comune l'ho anche capito 3 anni fa, quando ho sostenuto alcuni colleghi canavesani nel rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, in quanto ho seguito la loro campagna elettorale, e dopo la loro elezione mi hanno fortemente voluta al loro fianco e quindi sono stata nominata tesoriere della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri. Una grande esperienza che mi sta dando tanto, sia a livello professionale che personale e relazionale. Pertanto vorrei portare alla cittadina di Rivarolo tutte le mie esperienze e competenze, sperando di poter fare il meglio a fianco appunto di Marina, che mi sta dando questa grande opportunità. E vorrei sottolineare soprattutto che sarebbe bellissimo avere un primo sindaco donna, segno del passo dei tempi e di una Rivarolo completamente nuova. Grazie Elena, grazie. Di qua?
andiamo alla prossima fotografia. Un'altra esponente femminile della nostra lista, molto variegata, composita. La vedete qui con uno sguardo sorridente che sta facendo il compito alla lavagna, perché lei è una persona molto precisa, rigorosa, una persona che si prepara, che vorrebbe una città in cui si respirasse un'aria nuova, perché è una donna che ha lavorato molto alle tematiche ambientali. Ora ve la presento e si chiama Laura Martinelli. Buonasera a tutti. Scusate, sono un po' emozionata. Ho 62 anni, mi chiamo Laura Martinelli, vivo a Rivarolo da 26 anni, ho sposato un rivarolese, doc, come lui dice. E niente, la mia vita lavorativa è abbastanza lunga, anche perché l'età lo dice, e ho lavorato in aziende grandi, nel senso come Cartiere Burgo, sede centrale, e a Rivarolo anche ho lavorato alla Eaton. Mi sono occupata prevalentemente di logistica, quindi acquisti, spedizioni, ho seguito anche la produzione con l'inserimento dati e controllo dati di produzione, quindi ho sempre avuto rapporto con gli esterni, con le persone esterne e anche interne, perché dovevo anche parlare con i miei colleghi che lavoravano in produzione per le varie problematiche. Comunque, niente, oggi faccio tutta un'altra cosa, lavoro a Cournier presso una impresa famosa che si occupa di grandi opere. Sono ragioniera e sono anche una persona impegnata socialmente, nel senso che faccio parte dell'associazione UGI, che abbiamo presenti in ospedale. Genitori, vero? Per i bambini oncologici. UGI vuol dire Unione Genitori Italiani contro la lotta del tumore del bambino. Praticamente noi abbiamo tutti i giorni dei volontari presenti in reparto nella pediatria di ospedale di Ivrea. E niente, noi siamo per tutti i bambini della pediatria, però in particolar modo noi abbiamo l'occhio verso a questi bambini della nostra zona che purtroppo si trovano in questa situazione di avere problemi oncologici. Seguiamo loro e anche le loro famiglie, perché comunque il problema di un bambino diventa un problema di tutta una famiglia sotto tutti i punti di vista, a volte anche economico. E poi cosa posso altro dire? Ho fatto parte del direttivo di Non Bruciamoci il Futuro, è stata un'esperienza bella perché ho potuto conoscere meglio il territorio che io non conoscevo, in quanto sono di Torino, nata a Torino e venuta qui appunto grazie a un matrimonio. E quindi ho conosciuto meglio tutto il territorio che mi circondava e anche le problematiche di questo territorio. Ancora adesso faccio parte di questa associazione. Poi ho avuto il piacere di conoscere Marina, che mi ha fatto conoscere altre parti di questo territorio che ancora non conoscevo, e ho potuto apprezzare Marina come persona perché ho trovato che era in lei una persona molto preparata, con tanta voglia di fare. E, cosa posso dire? Che con lei ho trovato che in comune avevamo parecchie cose, nel senso che quello che lei diceva del fatto di volere una città più pulita, del fatto di avere una città più vivibile, del fatto di volere tante cose di migliorative per questa cittadina, le pensavo anch'io come lei. E quindi ho detto, ma se abbiamo questa affinità di pensiero vuol dire che possiamo fare qualcosa insieme. Brava. Brava Laura. Grazie. E comunque il fatto che sia una donna, e siccome arriverò di donne sindaco non ce ne sono state, penso che sia la volta buona. Brava Laura, grazie. Io in grazie. Particolar modo ci tengo a quello che, come c'è scritto là, l'aria di Rivarolo.
perché purtroppo quest'area in questi ultimi anni non è più l'aria che io ho cercato scappando da Torino. E quindi grazie a questo regalo che ci è stato fatto, che si chiama Centrale, la nostra cara centrale che tutto il giorno sputa fumo, e poi purtroppo anche all'aumento dei veicoli che passano per Rivarolo, la nostra aria non è più quella che è. Io vorrei, da tanto che ci sto dietro, ho scritto anche io personalmente come cittadina lettere a tanta gente per far presente questa situazione, vorrei che quest'area fosse messa sotto controllo con delle centraline e quindi capire quello che respiriamo e vedere cosa si può fare per migliorare anche questa cosa. In più mi piacerebbe coinvolgere i medici della nostra zona, i medici di base, nel tenere sotto controllo, monitorare la salute dei cittadini per capire, perché loro sanno perfettamente l'inquinamento, quali problematiche può dare nella salute della gente. Per cui bisognerebbe monitorare un attimino questa situazione da parte dei medici e capire cosa sta succedendo a questi cittadini. Ci sono dei problemi? Stanno insorgendo dei problemi? E questa è una cosa importante, perché la salute penso che valga più di tutto. Brava Laura, grazie. Grazie. E Laura ha accennato a uno dei temi che hanno coinvolto di più la nostra cittadinanza, quindi la convivenza con questa centrale a biomassa, e diciamo che questa è stata sicuramente una questione durata anni, con la quale la cittadinanza ha dovuto confrontarsi, purtroppo con esiti non positivi. Anche questo fa parte della storia di Rivarolo, fa parte di scelte politiche che non sono state condivise con la cittadinanza, scelte politiche che hanno però condizionato la vita, che condizioneranno ancora il futuro della nostra cittadinanza, della qualità di vita, della qualità dell'aria, come ha detto Laura prima. E al di là di quello che può essere la tecnologia, l'impianto, perché naturalmente non siamo contro un certo tipo di tecnologia, ma siamo contrari a portare degli impianti di questo genere che non abbiano una pubblica utilità, che siano nati senza il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza. Sono scelte che non si possono calare dall'alto, e questa è una delle è uno degli aspetti che noi vorremmo curare particolarmente. Le scelte con la cittadinanza devono essere condivise, quelle che riguardano, che sono strategiche, che riguardano l'urbanistica, riguardano il traffico, riguardano la gestione del patrimonio. Nei grandi temi i cittadini devono essere coinvolti, bisogna tornare ad ascoltare la cittadinanza. Quante volte in questi giorni abbiamo sentito i cittadini dirci si viene a parlare con noi ogni 5 anni e poi non si vedono più gli amministratori per tutto il periodo, fin quando non arriva la prossima tornata amministrativa. Ecco, questo è una cosa che noi non vogliamo assolutamente fare, non faremo, perché noi proveniamo dalla gente, noi siamo in mezzo alla gente e ci resteremo. E adesso andiamo avanti e passiamo alla prossima fotografia. Abbiamo un bambino bello paffuto con uno sguardo particolarmente attento e l'espressione di chi dice: ma fatemi dire, ecco, perché questo è un suo modo di esprimersi, fatemi dire, lasciatemi dire, no? È il prodromo di un intervento sicuramente critico che sta per fare. E diciamo di lui che a lui piace far quadrare i conti sempre, perché è un funzionario della pubblica amministrazione, un membro storico del gruppo Rivarolo Sostenibile, Pierangelo Masoero. Si fa attendere perché giustamente deve...
sta ragionando sui conti. Buonasera a tutti. Pierangelo Masoero, 58 anni, quasi 59. Come la maggior parte di noi, rivarolese da sempre. La mia famiglia è rivarolese. Mia madre lavorava a Rivarolo, quando la Valle Susa aveva il parcheggio delle biciclette dove adesso c'è l'Enel, dove c'è quello spazio vuoto vicino a Villa Vallera. Mio nonno storico rivarolese, io abito nella casa dei nonni, che ho ristrutturato. Sono funzionario pubblico, come ha già detto Marina, mi occupo di, sono responsabile dell'ingegneria clinica della SL Eto 4. In ASL diciamo che mi occupo di programmazione, di acquisti. Questo mi ha permesso di avere una buona conoscenza dell'amministrazione pubblica. Ho un figlio medico, anestesista, specializzando in anestesia. E sono uno sportivo, mi piace pedalare, andare in montagna, insomma tutta l'attività fisica diciamo che sono le mie passioni. Ho sposato questo progetto perché già 5 anni fa con Paolo Bettarello, grande. Bravo Paolo! Progetto civico perché credo che nelle comunità locali questi progetti possono procedere senza bisogno delle ingerenze politiche, che nell'ambito poi territoriale in realtà hanno condizionato parecchie amministrazioni. Quindi ripropongo, sono convinto di questa cosa qua e con questo voglio proseguire con questo progetto. Perché una donna, perché Marina Vittone ha le competenze e le qualità giuste per governare. Lo ha dimostrato, la sua carta d'identità è quella del passato in amministrazione pubblica in minoranza, è sempre stata molto attenta alle tematiche amministrative, è sempre stata puntuale, precisa e mai superficiale, cosa indispensabile per governare. Diciamo che abbiamo messo insieme una squadra, perché la forza della nostra squadra in realtà è la forza di noi rivarolesi. Abbiamo messo in campo le competenze migliori che la nostra città ci offre e da questo punto di vista pensiamo di governare la città e dare il lustro che gli spetta. Grazie di tutti. Bravo Pierangelo, grazie, emozionato. Tante battaglie col gruppo storico di Rivarolo Sostenibile, tante serate a studiare gli argomenti, preparare i consigli comunali. E adesso andiamo alla prossima fotografia. Qui vediamo un bambino molto preciso, vestito bene, con un bel cardigan abbottonato. Lo vediamo in mezzo agli animali. Ancora oggi è un ragazzo serissimo, molto molto preparato. Quando si dedica ad un progetto lo segue fino in fondo, è abituato a prendere gli impegni infatti e a portarli a termine con efficienza e capacità. E anche lui fa parte del gruppo storico di Rivarolo Sostenibile e si tratta di Giacomo Meaglia. Buonasera a tutti, sono Giacomo Meaglia e ho quasi 27 anni tra pochi giorni e sono candidato nuovamente con Marina, nonostante tutte le esperienze che abbiamo passato. E 5 anni fa mi sono già messo in gioco, ma noi proseguiamo questo cammino e nonostante abbiamo fatto tante esperienze. E ho studiato presso le scuole di Rivarolo, ho
seguito le superiori diplomandomi come perito meccanico. E sono un donatore di sangue e faccio parte dell'associazione FIDAS e faccio parte anche del direttivo e dei giovani. Sono molto legato alle frazioni poiché attualmente abito a Pasquaro da qualche anno, ma ho le radici a Cardine e Bonaudi, dove ho vissuto la mia infanzia e la vita passata, e per questo da lì ho un sentimento che lega una sensibilità legata all'ambiente e al territorio. E questa sensibilità l'ho percepita fin da subito con Marina già 5 anni fa, e da allora è nato tutto un discorso insieme al gruppo di Rivarolo Sostenibile. Rivarolo Sostenibile, che da allora ha sempre lavorato con impegno e dedizione. Un esempio particolare che riporto, perché ne ho preso anche in mano io, è stata la petizione per la cascina battagliona di Argentera, nel quale abbiamo raccolto più di 800 firme chiedendo che i soldi del ricavato della cascina e degli ultimi terreni che rimanevano disponibili fossero resi in opere pubbliche e soprattutto per le frazioni. Questo siamo riusciti ad ottenerlo nonostante il tempo e la dedizione che abbiamo dovuto impegnare. E questo è un esempio di tante altre esperienze che abbiamo avuto in questi 5 anni. E tutti gli studi che abbiamo fatto e le preparazioni per affrontare i consigli comunali, che sono stati comunque esperienze che ci hanno fatto maturare. Bravo Giacomo, bravo Giacomo. Giacomo ha ricordato un'altra grande iniziativa portata avanti da Rivarolo Sostenibile, perché vi ricorderete soprattutto gli argenteresi presenti in sala, i cittadini delle frazioni, che noi abbiamo lavorato affinché gli ultimi proventi, 224.000 euro per la precisione, che erano stati ricavati dalla vendita della cascina dei terreni, fossero impegnati per le opere di manutenzione nella frazione Argentera e nelle frazioni limitrofe. È stato un lungo lavoro, abbiamo chiesto che questa somma venisse vincolata in un fondo. In realtà questo fondo non era stato istituito, però noi abbiamo continuato negli anni e nel tempo, perché questa battaglia è cominciata nel 2016, proseguita sino a pochi mesi fa, abbiamo continuato con interrogazioni per sapere quando e dove e come sarebbero stati impegnati questi soldi, fin tanto che siamo riusciti in questo caso a farci ascoltare dall'amministrazione comunale, e questi soldi sono stati impegnati un pochino tardivamente, diciamo, ma accontentiamoci di quel che c'è, e soprattutto possiamo essere soddisfatti per il fatto che l'iniziativa è stata intrapresa da noi ed è stata portata felicemente a termine. E adesso direi di passare al prossimo rappresentante, che è una bella bambina con uno sguardo vivace. Ancora oggi mantiene un carattere molto deciso e concreto. La passione politica è nella storia della mia famiglia, perché diciamo che la sua famiglia è stata impegnata politicamente negli anni in cui Rivarolo era davvero fiorente, e vi racconterà però lei dal vivo cosa significa questa frase, e quindi presentiamo Sandra Ponchia. Allora, una premessa, io mi emoziono, ve lo dico già, quindi aspettatevi di tutto. Comunque, vabbè, mi chiamo Sandra Ponchia, ho 56 anni, sono figlia, sono madre e sono nonna. Da 4 mesi mio figlio ha avuto una bambina, e quindi dopo 3 maschi finalmente una femmina in famiglia ci stava, ecco. Sì.
Detto ciò, questa frase è un po' ingombrante, nel senso che non è facile acquisire, diciamo, poter portare avanti questa eredità, ecco, perché mio papà, probabilmente tanti lo sanno di meno, però sicuramente negli anni ha fatto tante cose. Quando c'era lui è stato sindaco, è stato consigliere comunale, è stato sicuramente assessore al bilancio, è stato diciamo quello che teneva un po' le corde della borsa, ecco. Anche a volte con fastidio delle persone, ecco, perché è sempre stato molto sincero, ecco, penso di essere almeno quello, averlo preso da lui, ecco. A volte anch'io penso di essere fastidiosa, magari perché dico le cose come sono, ma non riesco a farne a meno, ecco. Comunque sì, diciamo che nei suoi anni è stata fatta la piscina, è stato fatto l'asilo nido, la scuola media, che tutti giustamente criticano, ma la scuola media doveva durare 20 anni, era stata fatta velocemente con pochi soldi, è stata fatta una scuola che non c'era. E io ho iniziato la scuola, il primo giorno l'abbiamo fatta nel liceo, dove adesso c'è il liceo, e poi siamo passati nella scuola media dopo pochissimi giorni, ecco. E era appunto una scuola che doveva finire dopo poco, cioè durare poco, invece è durata ancora, dura ancora adesso, ecco. La mia idea è quella di costruire delle cose, ma soprattutto riempirle di contenuti, cioè non fare delle, voglio dire, la scuola media c'è, teniamola, momentaneamente teniamola, ma facciamo in modo che quello che si costruisce poi sia riempibile. È stata fatta una scuola elementare, tra l'altro non è stata fatta da Bertotte, è stata pensata, ma l'hanno realizzata i commissari, sono loro che hanno portato avanti questo progetto. E la scuola media, però, la scuola elementare è stata dotata di nulla. I banchi sono stati quelli vecchi, le lavagne quelle vecchie, non hanno potuto mettere computer, non hanno messo LIM, non hanno messo nulla. Quindi, voglio dire, costruiamo, ma riempiamo le cose, perché se no non arriviamo da nessuna parte. E poi un'altra cosa che ho veramente sempre detto a tutti, e la penso veramente, io mi guardo intorno e vedo solo territori, cioè cose, immobili, industriali, ormai lasciate andare lo sfacelo. Non ci sono più aziende che producono a Rivarolo. Se noi continuiamo a creare poli commerciali, negozi, non risolviamo il problema. Cioè, il problema è quello di creare, riportare le aziende a Rivarolo. Leggevo che il comune di Grugliasco ha fatto un progetto e ha portato 3 aziende nell'area ex Pininfarina. Voglio dire, non è che le aziende non ci siano, abbiamo fatto scappare una Vigel. La Vigel, ho guardato oggi, ha un bilancio da 50 milioni di euro e l'abbiamo fatta andare a Borgaro perché negli anni giusti l'abbiamo lasciata andare. Quindi queste cose non devono succedere. Non è vero che non c'è lavoro, quella è un'azienda che ha 4 milioni e 700 mila euro di utile, qui è a 138 dipendenti, dati che ho stampato oggi pomeriggio prima di venire. Quindi ci sono aziende valide, aziende che possono lavorare a Rivarolo, ma bisogna riportarle, non possono andare via, perché c'è l'area industriale a Ozegna, c'è l'area industriale a Feletto e a Rivarolo non riusciamo a avere una cavolo di area industriale. Le aziende che vogliono lavorare qua le facciamo scappare, non deve più succedere, dobbiamo riportarle qua, perché se la gente non lavora, non ha i soldi per comprare, possiamo fare la Rivarolandia, possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma non avremo i soldi per poterle andare a spendere nella Rivarolandia. Quindi io ci credo, penso che chiunque mi conosca sa che tante volte ho detto questa cosa, cioè veramente ci credo, vorrei poterla realizzare, ecco, insieme a voi, insieme a loro. Marina mi ha chiamata, io tutto avrei pensato, fuorché di venire qua, mi vergogno tantissimo, non è il mio posto, però ci credo, ecco. Mi è piaciuta, mi ha convinto, io la conoscevo, ma la conoscevo poco, la conoscevo non per le questioni politiche, la conoscevo come persona, però mi è piaciuto, mi ha raccontato delle cose. Volevo fare una piccola precisazione sulla nostra centrale, non so se tutti lo sanno, ma la nostra centrale non porta un euro a Rivarolo, non porta dipendenti perché è una società francese, non porta corrente perché la corrente è di questi signori che producono e la portano in Francia o la vendono comunque agli altri. Quindi noi ci siamo presi l'inquinamento per
niente. Quindi qualcuno non lo sa, ma bisogna saperlo, bisogna spargere la voce, perché veramente con più di una persona con cui ho parlato è cascata dalle nuvole, non sapeva che fosse così. Quindi evitiamo queste situazioni, non devono assolutamente più esistere. Ecco. Boh. Detto ciò, direi che basti. Grazie Sandra, come avete capito è particolarmente sensibile ai temi legati alle attività produttive, al mondo del lavoro, al far tornare Rivarolo ad essere attrattiva. Utilizzeremo delle leve per fare questo, perché dobbiamo consentire degli incentivi alle aziende, delle leve fiscali, sgravi legati agli oneri di urbanizzazione. Dobbiamo far sì che le nostre aree tornino ad essere attrattive e che tornino le produttività. In relazione a questo è stata varata una legge che prima è stata ostacolata e poi è stata concessa, cioè è stata accettata di fine 2018, che consente proprio ai comuni che decidono di sgravare le aziende a livello di oneri di urbanizzazione di recuperarli in qualche modo. Quindi c'è una volontà, cioè c'è la possibilità di fare, ecco, bisogna sfruttare le leve giuste, che non è detto che debbano arrivare per forza dall'Europa. Tra parentesi, oltre che non è che perché uno la va in Europa a governare poi ci porta qua le situazioni, ecco, quindi scusate. Aveva lo sguardo furbetto in effetti già da bambina, quindi è così. Ecco, passiamo al prossimo personaggio, indoviniamo chi è questo bambino che è rimasto pressoché uguale, stanno dicendo. Ha dedicato tutta la sua vita allo sport e all'educazione dei ragazzi e stiamo parlando di Gino Saviano. Non ho mai corteggiato così tanto un uomo in vita mia. Un anno. Buonasera a tutti, mi conoscete diciamo da più anni, ho lavorato 40 e passa anni nella scuola, nelle attività sportive, nel sociale e ho tre figli, faccio il super nonno, ho quattro nipoti, quindi felicemente. E Marina, da un anno, dai Gino, abbiamo bisogno di te, le strutture sportive stanno andando a rotoli, guardiamoci veramente, cerchiamo di fare qualcosa, è stato veramente decisivo questo nostro incontro, ho letto il programma, mi è piaciuto, ho visto poi le persone che veramente fanno parte di questo gruppo, sono persone veramente splendide, che vogliono far crescere Rivarolo, far migliorare Rivarolo senza nessun interesse personale. La prima cosa che io ho notato non c'è colore politico, quindi siamo tutte persone che ci interessiamo e vogliamo veramente portare Rivarolo come era una volta, il centro del Canavese. Questi miei 40 anni dedicati allo sport, ai giovani, lo voglio veramente adesso portare alla città di Rivarolo. Abbiamo fatto questi, siamo andati in giro negli impianti sportivi, effettivamente hanno bisogno di essere ristrutturati, migliorati, potenziati. E Rivarolo, credetemi, è una città molto sportiva, tutti fanno sport. E le persone che si dedicano ai vari sport stanno bene. Fortifichiamo i nostri ragazzi nei vari sport, tiriamo fuori il carattere, li allontaniamo soprattutto da pericoli che voi conoscete. Quindi noi siamo veramente intenzionati, ho detto a Marina, a breve termine, se voi ci sostenete, dobbiamo risolvere veramente i problemi dei nostri rivarolesi che ci chiedono fortemente di risolverli. Io mi impegno veramente a cercare di fare quanto più possibile per portare nuovamente Rivarolo
agli splendori che era una volta, nel senso di risolvere i problemi sportivi, sociali, degli anziani. Abbiamo anche i parchi giochi sono in una situazione, io porto normalmente i miei nipoti, non funzionano, cestini rovinati per terra, cartacce, un'altra situazione per esempio la plastica. Ma perché Rivarolo non deve diventare un paese che abolisce la plastica? Ma questo dobbiamo farlo già dalle scuole, dai bambini, e verrà utile soprattutto a noi, alla città di Rivarolo, effettivamente come pulizia, come ritorno economico. Quindi tutte queste cose noi ce l'abbiamo veramente in programma. Quindi chiedo a tutti voi che mi conoscete, sosteneteci per poter cambiare veramente Rivarolo, che è una città bellissima, e io ci vivo da 40 e passa anni, e sono innamorato, e effettivamente voglio insieme a Marina, che è una persona splendida, vulcanica, fare veramente cose per tutti i rivarolesi. Grazie! Buonasera! Grande! Come dicevo, abbiamo delle professionalità, delle persone con capacità, con esperienza, che vivono veramente il territorio. Gino è uno di quelli che lo sport, di sport non parla. Gino lo sport lo fa, e lo fa vivere, e lo organizza con i ragazzi, lo vive negli impianti sportivi, lo vive nei giochi all'aperto. Tuttora in questi giorni sta organizzando... Esatto. Così, quindi è partito questo progetto che vede coinvolti 250 ragazzi delle classi terze, quarte e quinte, quindi con festa finale, e io mi sento veramente un ragazzino. Non vi ho detto l'età perché sono in mezzo ai giovani. E con Gino e con l'architetto Arturo Andreol, dov'è nascosto là, che poverino è anche un po' febbricitante, siamo andati a fare dei sopralluoghi approfonditi a tutte le strutture sportive per capire qual è lo stato dell'arte, ci siamo documentati e saremo pronti, se la città ci darà fiducia, noi sapremo subito che cosa fare e dove impegnare le nostre energie. Passiamo al penultimo protagonista di Rivarolo Sostenibile. L'immagine dice molto, gioca a calcio, è un giocatore professionista, anche lui è una persona che vive lo sport a 360 gradi, infatti dice di essere nato per fare squadra, non poteva mancare uno come lui nella nostra squadra. È anche nell'attività lavorativa un noto commerciante di Rivarolo, una persona che vive il commercio a 360 gradi, commercio e sport, un bel binomio, e parliamo di Paolo Scutti. Buonasera a tutti, sono Paolo Scutti, ho 31 anni. E anch'io, come tutti i miei colleghi, sono di Rivarolo, vivo a Rivarolo da sempre, e come Sandra sono assolutamente emozionato, tant'è che l'ultima volta che ho avuto il microfono in mano era la tesi laurea, e diciamo che non ero molto a mio agio. Eri sotto esame, anche qua sei sotto esame. Anche adesso sono sotto esame. Ho fatto la tesi laurea sull'impianto sportivo di Rivarolo, che è un impianto assolutamente fatiscente, tant'è come ha detto Marina, dopo i sopralluoghi fatti è parso evidente che non è un impianto idoneo per una cittadina come quella di Rivarolo. L'intento è di portare la mia esperienza in ambito sportivo e di commercio per migliorare assolutamente la città. E come detto prima, io lavoro a Rivarolo, vivo a Rivarolo da quando ho 31 anni, praticamente da quando sei nato. E da aggiungere, sono assolutamente contento di essere qui. Quello che secondo me fa la differenza in questa squadra è la competenza di tutti quanti. Ho studiato addirittura a Rivarolo, ho avuto come insegnante il buon Gino Saviano. E
L'ho avuto anche addirittura come allenatore perché ho iniziato a giocare a calcio a Rivarolo, tant'è che poi ci ho giocato anche pochi anni fa e niente, tutto qua. Spero di portare bravo, il massimo Paolo, della mia bravo. Esperienza. Non sono molto a mio agio ottimo. Contesti come tu. A proposito dello sport, no? Che non deve più succedere che una squadra, cioè un'associazione sportiva ci venga a dire che ha dovuto comprare di tasca sua i defibrillatori, quando poi vengono spesi più di 20.000 euro per mettere in funzione una fontana di, lasciate perdere, non posso dirlo, ecco, per niente. Allora, quei soldi, gli defibrillatori costavano 700 euro l'uno. Noi ne abbiamo spesi 20.000, se basta, per rimettere in piedi una fontana, quando al limite potevamo darla in gestione ai vivaisti, che erano già disposti a farlo, gratuitamente. Come avete visto ci sono delle incursioni, ci sono delle incursioni, io penserei di dare le relazioni con i futuri gruppi di minoranza a Sandra perché credo che li saprebbe gestire bene, consentitemi la battuta, no, diciamo che come vedete, sentite la passione che emerge dagli interventi di questi candidati che hanno avuto comunque in questi mesi formazione, che hanno potuto capire quali sono i problemi veri della città e che sono rimasti sbalorditi nel sentire che tante piccole criticità potevano essere risolte con un po' più di capacità di ascolto, un pochino più di vicinanza anche al tessuto associativo oltre che a quello produttivo e lavorativo della città. Ma proseguiamo perché dopo la conclusione della presentazione dei candidati avremo modo di fare ancora due parole sui punti cardine del nostro programma. Passiamo adesso a presentare l'ultimo, ma non ultimo, bambino, dulcis in fundo, come si dice alla latina, dulcis in fundo, questo bambino così monellaccio, che sicuramente era un monellaccio da tenere a bada e che anche oggi credo che potrà portare la sua competenza e capacità e la sua personalità, perché ha un carattere molto forte, al servizio della nostra città. Ama lavorare per il futuro perché questo significa investire, e qui vi dà il segno di quella che è anche la sua attività lavorativa per i nostri figli e anche per la nostra Rivarolo, e si parla di Stefano Vallosio. Buonasera a tutti. Premessa, sono l'ultimo, potete rilassarvi, dopodiché abbiamo finito. Sono Stefano Vallosio, ho 50 anni e 3 figli. E ho fatto il calcolo che se i nostri figli votassero avremmo già un bel numero di voti, perché con 3 figli ce n'è parecchi, non mi ero reso conto. Riassumo la mia presenza qua con 4 perché. Perché Marina, perché con questo gruppo, perché sono qua e perché votarci. Hanno già parlato in 16, quindi trovare cose nuove non è semplicissimo. Allora possiamo provare con un dato. Perché Marina? Marina è dal 1994, correggimi se sbaglio, giusto, che è all'interno del Comune di Rivarolo Canavese e partecipa all'attività del Comune di Rivarolo Canavese. Ritengo che la sua esperienza e la sua conoscenza non ce l'abbia forse nessuno di quelli che ci stanno intorno. Correggimi. E mi sembra già un bel dato per vivere abbastanza tranquilli. Secondo, perché questo gruppo? Non devo più dire niente, si sono presentati da soli. Mi sembra che abbiano fatto una bellissima presentazione, abbiano parlato, si siano spiegati e abbiano detto quello che vorremmo fare. Perché sono qua? Perché mi piacerebbe ridare un po' di sorriso a questa città che in questi ultimi anni, secondo me, si è lentamente e inesorabilmente spento. E avrei piacere che tornasse lentamente a sorridere, per noi, ma soprattutto per i nostri figli. Perché votarci? Perché secondo me saremo una bella e grande bella sorpresa. E quindi è ora di provare a cambiare, datecene l'opportunità e secondo me saremo tutti molto soddisfatti. Grazie. Bravo Stefano. Stefano, anche Stefano si intende di finanza.
è un consulente finanziario. Sono un consulente finanziario, ma relativo nell'ambito dell'attività politica. Abbiamo chi tiene i conti meglio di me, che è Masoero, quindi va bene. No, no. Come avrete potuto notare, a questo punto la squadra è composta, ci sono tutti e 16 i candidati. Qui alle mie spalle sono rassicuranti, come vedete. Avrete potuto notare che le competenze in ciascun settore sono doppie. Abbiamo 2-3 rappresentanti per ciascun settore: sport, commercio, cultura, attività produttive, politiche sociali. Come avete notato, la nostra intenzione è quella di, in caso di vittoria, organizzare un'amministrazione con delle competenze che interagiscono fra di loro. Quindi avevo già avuto modo di dire, quando abbiamo presentato la nostra la candidatura, il gruppo ha presentato la mia candidatura a sindaco, che l'intenzione era quella di strutturare in maniera molto molto organizzata sia la giunta che il gruppo di maggioranza, in modo che ogni assessore possa avere uno o due consiglieri al fianco e che ciascun assessorato possa interagire, perché una delle carenze che abbiamo individuato è stata proprio questa: il lavorare a compartimenti stagni. Non può funzionare così, perché lo sport e gli eventi e la cultura non possono essere slegati, il commercio non può essere slegato dal turismo, le attività produttive non possono essere slegate dai servizi. Pertanto bisogna lavorare in modo sinergico e globale, ed è quello che noi faremo per la nostra città di Rivarolo. Ci tenevo particolarmente ancora toccare alcuni punti cardine che noi abbiamo già riassunto in qualche modo in qualche veicolo pubblicitario che abbiamo lanciato sia sui social sia coi metodi tradizionali di divulgazione cartacea. Ci stanno particolarmente a cuore alcuni progetti. Per quanto riguarda le vecchie scuole elementari, è risaputo la posizione di Rivarolo Sostenibile mantenuta in Consiglio Comunale, che abbiamo peraltro anche condiviso con i consiglieri che sono qui presenti, i consiglieri uscenti che sono qui in sala. Noi non abbiamo condiviso il dispendio di risorse, perché questa operazione costerà alla collettività 700.000 euro di liquidità per abbattere le vecchie scuole elementari e organizzare al posto di questa struttura un parco verde, un'area verde, un'area ludica sostanzialmente. Nulla da dire circa il progetto, se non che questa decisione è stata ancora una volta calata dall'alto, non è stata condivisa, non è stata analizzata con i tempi dovuti, non c'è stato confronto con i gruppi consigliari. E soprattutto noi riteniamo che l'amministrazione uscente non abbia intercettato l'esigenza vera della città per quello spazio che è nevralgico, perché è il cuore di Rivarolo. Quello spazio si affaccia in piazza Chioratti, la piazza dei Biautagambe, per intenderci, il cuore nevralgico della nostra città. Quello spazio deve vivere. Noi abbiamo bisogno di attrarre nell'asse centrale di Rivarolo, quindi il nostro progetto comunque vada non è quello di proseguire la strada verso l'abbattimento della struttura, ma è di riconvertirla e riqualificarla, vedendo anche eventuali economie, magari una parte potrà essere eventualmente abbattuta, ma non tutta, e comunque noi vogliamo in quella zona una struttura che diventi un centro di aggregazione, un polo per i giovani, e quindi abbiamo chiamato questo progetto Pala Rivarolo, il sogno che tutte le generazioni, dai giovanissimi sino agli anziani, portano a noi da tanti anni. Il sogno è quello di avere... Andiamo a ripristinare il carnevale che porta gioia, felicità anche per i bambini, carnevale.
Allora, dobbiamo in quella struttura portare degli eventi di qualità, che siano musicali, che siano di intrattenimento, che siano ricreativi, che siano convegnistici, momenti di svago e di attrazione per tutte le fasce di età, e anche dare l'opportunità alle associazioni rivarolesi di avere finalmente un punto in cui organizzare eventi anche nella stagione invernale. Rivarolo è una città che ha bisogno di tornare a essere viva in tutte le stagioni dell'anno, ha bisogno di vivere soprattutto al centro, in quella zona strategica. Questo è il nostro progetto. Il nostro timore, infatti, è quello che la città resti schiacciata, diciamo, nel polo a nord, che è diciamo occupato da questa struttura che ci ospita questa sera, utilissima, ma che comunque concentra un via vai di persone, aggrega verso la porta nord della città, e quello che potrà succedere a sud della città. L'altro progetto che è stato inserito piano regolatore preliminare, noi abbiamo dissentito, abbiamo votato contro questo preliminare del piano regolatore, anche per questo motivo, perché a sud della città il progetto di Rivarolandia, la mini Rivarolandia, cioè la mini Rivarolandia commerciale, dove si prevede di portare di nuovo un altro polo commerciale con piastra alimentare, con galleria di negozi, significa concentrare ai due poli esterni della città la vitalità e purtroppo andare incontro ad una desolazione di quello che è l'asse centrale. Questo noi non lo vogliamo, se ne avremo l'opportunità apporteremo anche i correttivi per quanto riguarda il piano regolatore, che adesso è in fase preliminare, dovrà essere approvato il definitivo, ci dovrà essere il passaggio anche con Regione Piemonte, l'ultima conferenza dei servizi, quindi pensiamo di poter ancora avere delle opportunità per apportare dei correttivi. E l'altro grande interesse, l'altro grande progetto è legato al polisportivo, ma non solo, alle attività sportive in genere, anche quelle all'aperto. Mancano infatti degli spazi di gioco, degli spazi ludici, dove organizzare anche delle attività all'aperto per i ragazzi. Il Centro Comunale Polisportivo è in realtà ancora oggi un fiore all'occhiello e ha degli impianti che sicuramente sono da riammodernare, ha anche diciamo la potenzialità però ancora degli spazi da poter colmare, quindi noi stiamo studiando rispetto a quello che sono state le esigenze che ci hanno portato le associazioni sportive, l'opportunità tramite il microcredito sportivo di poter allestire una struttura nuova, un palazzetto nuovo per poter accogliere e riportare in città le nostre squadre che portano i colori di Rivarolo, portano il nome di Rivarolo, la pallacanestro, il volley, e poter aiutare e soprattutto diversificare gli sport, perché credo che sia molto importante poter diversificare. Abbiamo l'opportunità di lavorare sul bilancio, sulle risorse economiche e finanziarie. Una delle cose che noi vogliamo assolutamente, di cui ci vogliamo assolutamente occupare, è proprio l'intercettazione di fondi europei e regionali. E come ha detto giustamente Sandra prima, abbiamo gli strumenti. Rivarolo è sempre stata in grado, anche prima, di intercettare fondi europei. Per esempio, l'ultimo fondo europeo, il FES, che arrivato a fine degli anni 90, è quello che ha consentito un fondo di 800.000 euro che ha consentito di costruire l'ultimo salone comunale, quello in via Montenero, che purtroppo diciamo quell'area del Valle Susa doveva essere organizzata, bella idea, quella di riconvertire quell'area industriale dismessa in un polo di aggregazione e cultura, ottima idea. Peccato che gli strumenti utilizzati siano stati assolutamente inadeguati, e alla fine quell'area, che doveva avere una finalità, è diventata un contenitore assurdo di attività incompatibili fra di loro, per cui noi oggi ci troviamo anche ad avere un salone polivalente schiacciato in mezzo delle attività produttive vicino alla centrale a biomassa, un po' isolato e devo dire anche veramente poco utilizzato. Quindi
l'ultimo fondo europeo è quello. La progettazione saremo in grado di farla, abbiamo intenzione di creare al nostro interno, con le professionalità interne degli uffici e con l'appoggio eventualmente e accordi anche intercomunali, un pool di esperti che possano intercettare fondi europei e regionali. Abbiamo le professionalità, l'architetto Andreoli, l'ingegnere Elena Leone sono espertissimi, progettano per altri comuni, sanno quali sono i canali da utilizzare e le leve da utilizzare per intercettare questi fondi. Lo faremo. Abbiamo anche una capacità, una buona capacità di accensione mutui, quindi faremo una valutazione molto attenta ed oculata, perché la nostra intenzione è di fare il passo lungo quanto la gamba, non un passo avanti, ma il passo giusto che occorre fare. L'associazionismo, il mondo da cui molti di noi e io stessa proveniamo, è un altro grande mondo al quale noi vogliamo rendere merito. Insomma, il volontariato sociale, il volontariato sportivo non ci si rende conto, ma ci portano una ricchezza economica, perché quando si organizzano eventi c'è una ricaduta economica. Se noi organizziamo grandi eventi, siamo in grado di portare a Rivarolo i grandi numeri, c'è una ricaduta economica sul commercio, sulle attività, si rivitalizza la città. Quindi dobbiamo essere in grado di dobbiamo mettere in condizione le associazioni cittadine di non essere gravate di costi, di gabelle, non dobbiamo chiedere alle associazioni la tassa di occupazione del suolo pubblico o la tassa rifiuti, quando queste investono già tanto per portare l'evento, per organizzarlo, hanno i costi dei piani di sicurezza. Il comune deve essere vicino, deve invertire la tendenza. Non dobbiamo incassare queste somme, che poi sono somme veramente piccole se parametrate al bilancio comunale, ma dobbiamo fare il contrario, investire, tornare a investire sulla cultura, sul turismo, perché noi abbiamo delle grandi potenzialità. Abbiamo il castello di Malgrà, abbiamo il parco, abbiamo un patrimonio architettonico e naturalistico importantissimo. La scorsa settimana ho avuto modo di partecipare, forse qualcuno di voi l'avrà certamente saputo, ad un bellissimo incontro sul turismo dove abbiamo discusso di una sinergia che dobbiamo creare tra il mondo delle imprese, il mondo no profit e l'ente pubblico, dall'ente locale sino agli enti superiori che si occupano di turismo. Dobbiamo tornare a essere protagonisti all'interno dei circuiti turistici torinesi e provinciali, cosa che in questi anni non si è più fatta. Soltanto il mese scorso Rivarolo si è riappropriata, dopo tanti anni, anche su nostra sollecitazione, perché c'era stata anche un'interrogazione, un'interpellanza, è tornata a essere, ad avere il titolo di città turistica. Questo ci permetterà di investire anche sulla cartellonistica, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, perché il turismo, i turisti devono, anche quelli con disabilità, devono essere in grado di poter visitare i nostri beni architettonici. E invece oggi il tema delle barriere architettoniche è ancora un tema sul quale bisogna purtroppo lavorare tantissimo, si è fatto ancora troppo poco. I quartieri e le frazioni sono l'altro nostro grande territorio, rappresentano il nostro patrimonio naturalistico, sono state giustamente poco curate in questi anni, dalla rete irrigua minore al verde pubblico, veramente c'è stata poca cura. Noi vogliamo tornare ad avere una città pulita, perché riteniamo che il fare la manutenzione ordinaria del territorio sia davvero il minimo sindacale che può fare un'amministrazione comunale, cioè il minimo sindacale, lo ripeto come concetto, non c'è nulla di straordinario, perché si tratta di amministrazione ordinaria e va fatta, ed è quella che il cittadino ci chiede. Noi sappiamo che il cittadino chiede principalmente questo, siccome paga dei servizi, paga le tasse e giustamente vuole vedere almeno un ambiente pulito, una raccolta differenziata
privata che funzioni, dei parchi verdi, come ha ricordato Saviano, con strutture che siano curati e soprattutto avere una qualità di vita migliore. Quindi, come vedete, noi ci impegneremo. Sappiamo anche che Rivarolo ha una grande storia dal punto di vista del sostegno alle fasce più deboli. Ci sono delle sacche della nostra società che sono da aiutare, da includere, quartieri che sono un po' stati dimenticati, dove alle volte basta fare davvero poco, basta mettere in collegamento gli utenti con i detentori dei servizi. Per esempio abbiamo nella zona del quartiere La Bicocca, ma anche laggiù dove c'è l'area dell'eventuale edilizia popolare, lo sapete, una situazione di un cantiere abbandonato, ce ne dovremo occupare. Abbiamo anche in questo senso seguito in questi anni tutto l'evolversi della situazione, è stata una situazione molto complessa, dovremo farcene carico, ce ne faremo carico. Dunque, come vedete, siamo consapevoli che c'è un grande lavoro da fare, abbiamo la passione, abbiamo l'entusiasmo, abbiamo le capacità professionali, abbiamo l'esperienza, il radicamento sul territorio e vogliamo dedicarci veramente in maniera totale. Lo faremo perché abbiamo stretto un patto, dovremo occuparci della città. Anche io stessa ho sentito il dovere morale di provare a propormi alla città di Rivarolo e lo voglio fare mettendo a disposizione completamente il mio tempo, perché ritengo che il progetto di una nuova città non possa fare a meno di un impegno a 360 gradi, che poi non significa, come qualcuno mi ha chiesto, mettere le tende in comune, no, assolutamente no, ma essere presenti nei momenti giusti e soprattutto continuare a tenere il collegamento coi cittadini e col territorio. Avete, se ci sono domande dal pubblico, ben volentieri noi rispondiamo, se avete qualche sollecitazione. Se c'è qualche domanda dal pubblico, direi che l'ora è tarda. Grazie di tutto, grazie a tutti. Allora, salutiamo, allora facciamo l'appello al voto. Continuate a seguirci perché noi adesso pubblicizzeremo un calendario di incontri con tutti i residenti di tutte le frazioni, ancora incontri con le associazioni culturali e ricreative, con le categorie lavorative. E ci troverete anche da domani presenti al mercato o comunque nella piazza centrale di Rivarolo col nostro gazebo per distribuire materiali informativi e ancora scambiare quattro chiacchiere con voi. Grazie, dateci fiducia, abbiate coraggio, il coraggio di cambiare. Thank you.